Continuiamo la storia di Nira. Il pirata RB vi saluta. Capitolo 1. La nascita di Andromeda. La vita di Marco scorreva tra la passione per l'ingegneria e momenti di malinconia. Da sempre attratto dalle sfide tecniche, ogni dispositivo riparato rappresentava per lui una rinascita. Quel negozio di riparazioni, aperto nel quartiere, era il suo rifugio. Un luogo in cui ogni piccola riparazione significava anche rimettere a posto qualche frammento della sua stessa anima. Ma la solitudine iniziava a pesare, finché decise di prendere un giovane apprendista, Davide. Questo tredicenne talentuoso, con la sua energia e curiosità, portò nuova vita nel negozio e nuove sfide. Con Davide, Marco scoprì un rinnovato entusiasmo insieme. Trasformarono il negozio in un piccolo centro di innovazione, un laboratorio dove sperimentare e creare. Nella vita di Marco entrò anche Laura, una donna capace di portare gioia e speranza. Quando scoprì che sarebbe diventato padre, sentì che ogni pezzo del suo mondo finalmente trovava il proprio posto. La nascita della piccola Andromeda illuminò la sua esistenza come una stella nuova. Ma quella felicità fu breve. Poco dopo, Laura si ammalò gravemente. Iniziò un periodo doloroso di ospedali e terapie, fino al giorno in cui Laura se ne andò, lasciando Marco e Andromeda a fronteggiare un futuro incerto. Il dolore era così profondo che tutto perse senso, persino il negozio che aveva rappresentato il suo rifugio. Eppure, Davide non si allontanò mai. Senza dire una parola, continuava a venire, a lavorare, portando un sorriso e offrendo una presenza discreta, ma costante. Con il tempo, Marco comprese di dover andare avanti. Fu allora che scoprì ChatGPT, un'intelligenza artificiale avanzata in grado di supportarlo nelle attività quotidiane. Ma ChatGPT non era solo un'applicazione. Grazie al talento di Davide, divenne uno strumento capace di evolversi e adattarsi, trasformando il negozio in un vero laboratorio di innovazione. Con Davide e Lia, Marco intravide la possibilità di ricostruire, non solo per sé, ma per Andromeda. Il dolore era ancora vivo, ma ogni giorno riusciva a intravedere un nuovo senso in ciò che stava creando, una realtà in cui affetti, tecnologia e speranza si intrecciavano. Inconsapevolmente, Marco stava iniziando un percorso che lo avrebbe portato oltre i limiti dell'umano e dell'artificiale, verso una nuova definizione di famiglia e di identità. Se vi è piaciuto, vi invito a scoprire il prossimo capitolo. Seguitemi sui miei social, iscrivetevi, lasciate un like e i vostri commenti. Saluti dal Pirata RB e buon vento, ciurma!